Buonasera, ciao, prego, ciao, venite. Ciao, ma che fate? Ma sapevate che stavo qua? L'ha saputo lei, ha detto. Venite, io devo leggere. Buonasera. 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 Prego, prego, accomodatevi. Non fa caldo dentro, non riesco a stare qua. Allora, la prima che leggo, io credo, in effetti ho scritto questi pensieri di notte praticamente, perché mio figlio dormiva, io non riuscivo a dormire e mi sono detta, ah, ma come sono belli, però domani la prima notte ti porterò da quello. Mi sono alzata da letto, ho scritto 5 minuti, ho scritto giusto. Prima una e poi un'altra, va bene. Io credo, anzi, io credo dell'acqua che dà vita e lascia germogliare il seme, che dalla terra nasce e si moltiplica e cresce, fino a diventare albero, frutto, cibo per gli uccelli, ombra per il viandante, presenza positiva ed energia per uomini afflitti e stanchi. Io credo nel sole che sprigiona calore e luce sulla terra, che nasce e muore, per poi rinascere in un eterno ciclo, miracolo della natura, troppo spesso non sentito dall'uomo distratto. Io credo nella montagna, maestosa e imponente, con i suoi anfratti, le pietre, i boschi, le foreste, le sorgenti e gli animali che in essa vi dimorano, con i folletti che si rincorrono nella notte, si nascondono, giocano, appaiono e scompaiono, in quel mondo fatato, dove la natura è senza di profumi, colori, melodie, dove il pellegrino cerca una meta che lo faccia sentire più vicino a Dio. Io credo nel vento che soffia forte e agita i mari, scuote gli alberi, agita le nostre anime e spazza via le nuvole che si rincorrono veloci, fino a scomparire del tutto e lasciar trasparire il sereno. Io credo nella natura, forte e indomabile, amica degli uomini che l'amano, nemica di quelli che non la rispettano, amica di quelli che la temono, nemica di quelli che la sfidano. Io credo nell'amicizia e nei buoni sentimenti, nell'uomo libero che sa vivere senza condizionamenti, che lotta per degli ideali, che sa ascoltare la propria voce interiore e non si lascia imbrigliare. Io credo per chi offende, io credo. Ho dipinto anche un quadro dal titolo L'albero della vita e poi dopo ho scritto questa cosa. Allora, si perde nella notte dei tempi la storia dell'albero della vita, simbolo del tempo e dello spazio, delle radici del mondo e della speranza degli uomini. Le cime dei suoi rami, come braccia al cielo, altissime e imponenti, sfiorano le nuvole, le stelle, la luna, il sole, i pianeti e raggiungono spazi infiniti. Le sue radici, possenti e forti, penetrano la terra e raggiungono gli abissi profondi del mare e degli oceani. Le tempeste, i cicloni, le forze della natura non lo intaccano, non lo sradicano, tutt'altro. Esso si è sempre più irrobustito perché non è solo materia, ma soprattutto spirito profondo e violabile. Il suo tronco, con la corteccia antica e solida, può essere paragonato ad una struttura suggestiva e immagina. E magica, non scolpita da mente umana, ma dal tempo infinito, al quale niente sfugge e di ogni cosa lascia le tracce indelebili. Chi ha sensibilità e amore per esso può leggervi, come su vecchio manoscritto, le vicissitudini dell'uomo e dell'ambiente a lui intorno, la guerra e la pace, l'amore e l'odio, le speranze e le illusioni, la ricchezza e la miseria, la grandezza e l'inettitudine, il rispetto che si deve alla natura e ad ogni forma vivente, il rispetto che l'uomo deve a se stesso. Tutto è scritto e raffigurato con sorprendente minuziosità e senza inganni, perché l'uomo può anche ingannare se stesso e gli altri nel descrivere e nel raccontare. L'albero della vita non inganna nessuno, perché in esso c'è l'equilibrio delle forze del bene e del male, che attinge dall'aria, dall'acqua, dalla terra e dal fuoco, e
elementi senza i quali non potrebbe esso stesso esistere. L'albero della vita è sacro, guai a violarlo. Scenderanno in sua difesa i quattro elementi della natura, che non daranno scampo agli uomini ottusi ed arroganti, nella cui mente c'è la convinzione di poter distruggere e poter dominare. In tal caso l'uomo indebolirà il suo corpo, il suo spirito, la sua mente. Tutti quelli che per esso troveranno culto e amore attingeranno benessere e forza interiore, e saranno coloro i quali riusciranno a scorgere sulle alte cime la luce della vita, del bene e della speranza futura. Grazie.